E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono Fabio Nicolini e oggi sono qui per rispondere ad alcune delle vostre domande che mi avete scritto sotto al video di Hello Neighbor, la storia completa. È un video che sta venendo apprezzato davvero molto e questo mi rende davvero un sacco felice. Quindi vi ringrazio davvero a tutti quanti per l'andamento che state facendo prendere al video e in generale al mio canale ultimamente. Adesso risponderò a una decina di vostre domande riguardanti il gioco, ma non solo. Ovviamente, come per tutte le altre storie complete, ho già risposto in privato a tutti quanti i commenti. Di conseguenza, questi ne ho presi un po' a caso, a campione, giusto solo per dare un'informazione generale anche ad altre persone che magari non hanno scritto quella domanda, ma hanno comunque qualche dubbio inerente allo stesso argomento. Quindi cominciamo con il primo, che è CreeperTheGamer007, che chiede: come hai fatto a trovare i nomi dei personaggi? Li hai inventati o si chiamano davvero così? Dunque, i nomi non li ho inventati. Mia, Aaron, Nicholas Roth, l'ombra, sono tutti quanti presi dal gioco. Io li ho trovati su Wikipedia e anche su Google Immagini si possono trovare. L'unico che ho inventato, diciamo, o riadattato, è il nome del vicino, John, che in realtà si chiamerebbe Theodore Peterson. Questo perché su Wikipedia, ma non solo, anche su altri siti, il nome dell'antagonista, appunto, era un po' controverso. C'erano varie idee da una parte, alcune dall'altra. La maggior parte dicevano Theodore, però io l'ho scoperto in realtà dopo. E quindi io, siccome è ambientato in America, non sapendo il suo nome, ho detto John, un nome inglese abbastanza comune. Lorenzo DD chiede: ma quindi alla fine Aaron, che fine ha fatto? Allora, intanto Aaron, per tutti coloro che mi hanno scritto questo identico commento, si scrive con due A, poi Ron, ok? In ogni caso, come dico verso metà del video, il bambino viene adottato da un'altra famiglia, che non ci è dato sapere quale sia, dopo che il padre viene arrestato dalla polizia. Quindi il ragazzino viene liberato dalla cantina. Siccome ha spiegato e ha confessato quello che fosse successo dalla morte di sua madre fino a quella di sua sorella e al fatto che il padre l'abbia rinchiuso, è stato affidato agli assistenti sociali per darlo in adozione a un'altra famiglia, ovviamente. Quello che Nicholas vede nella seconda metà del video è tutto un sogno che sta facendo lui. Sono passati appunto 13 anni, di conseguenza è tutto frutto dell'immaginazione di Nick che, cercando di combattere contro la sua paura repressa di quando da bambino fu scioccato dal fatto di essere stato rapito, cerca di liberare Aaron una volta per tutte, ma solo per avere un compenso personale, cioè una gratitudine, una gratificazione del fatto di aver superato la sua paura. In realtà Aaron non esiste in quel posto. Aaron adesso sarà adulto ed è da tutt'altra parte con la sua nuova famiglia, non sappiamo dove esattamente. Questo è quanto. Freddy4M ci scrive: evviva, finalmente! Appena esce il nuovo FNAF, puoi fare la storia? Ti ringrazio intanto per l'esaltazione che ci hai messo in questo commento. Comunque, sì, con tutta probabilità, se la storia di FNAF AR o anche del prossimo che uscirà nel 2020 sono, attenzione, inerenti alla storia principale, non per forza quella completa, cioè la mia versione, basta che siano comunque collegati alla storia principale del gioco, allora in quel caso sì, lo racconterò. Se invece è come FNAF World o Super FNAF, che sono, come dire, delle espansioni di DLC, danno solo qualche informazioncina in più, però la storia è slegata in realtà da quella vera e propria. Allora no, non li racconterò. Quindi, se volete sentire la storia di FNAF AR, incrociate le dita e sperate che faccia parte della trama principale dei giochi. Purple Guy chiede: ma il vicino non era un vicino? Ah, hai sbagliato! Non ho capito. Non so davvero come risponderti. Sì. Obiettivamente sì, il vicino era un vicino. Boh, ok. Mi fa ridere perché sotto questo commento c'è una sfilza di tantissimi altri, di gente che cerca di capire la sua battuta, perché ha dichiarato essere una battuta, però nessuno ha ancora scoperto quale fosse il suo significato, quindi non si perderà nei meandri della storia di YouTube, di questa barzelletta che nessuno saprà mai il significato finché Purple Guy non vorrà spiegarcela. Ma andiamo avanti. Christian Crosetto ci chiede: povero vicino, farai anche quella di Secret Neighbor?
No, non racconterò la storia di The Secret Neighbor perché la trovo un po' come FNAF World per Five Nights at Freddy's, cioè è solo un'espansione, è uno spin-off tecnicamente, ma in realtà la trama in sé non ce l'ha. Cioè sono dei ragazzini che entrano dentro la casa di Theodore Peterson sostanzialmente perché sì, non c'è una vera e propria spiegazione ed è anacronistico tra l'altro, cioè non rispetta le tempistiche della vera storia di Hello Neighbor, quindi non la trovo sensata raccontarla quella storia lì. Paolo Libertino mi chiede: però stavolta è stato facile trovare le immagini, giusto? Sì, abbastanza. Nel senso, per fortuna, Hello Neighbor è pieno zeppo di cutscene, quindi era facile screenshottare magari delle immagini di qualche video e poi riportarle nel mio filmato. E il problema erano quelle parti di cui non c'erano le cutscene. Siccome ci sono davvero pochissime fan art di Hello Neighbor incentrate su quei determinati argomenti, ad esempio la morte di Mia, oppure Diane in ospedale, ho fatto davvero fatica solo per quei pochi secondi in cui dovevano apparire quelle immagini non create internamente al gioco, e ho dovuto cercare davvero parecchio, però ce l'ho fatta. Cioè è stato sicuramente più facile di Five Nights at Freddy's, dove sono quasi tutte fan art che devo riuscire a combinare, trovare, incastrare. Alessandro Abbate mi chiede: Fabio, qual è il tuo personaggio preferito di Hello Neighbor? Credo, a conti fatti, che sia Mia. Trovo che sia una ragazzina molto forte, perché ha sopportato davvero molto bene la morte di sua madre, riconoscente, perché ha riconosciuto che il fratello l'abbia aiutata quando lei era triste e ha voluto ricambiare, e anche paziente, perché anche quando il fratello ce l'ha con lei, le ruba la sua bambola, lei comunque accetta le condizioni del fratello per riaverla, ovvero giocare un'ultima partita a nascondino. In generale mi piace molto come personaggio. Lorenzo Anceschi mi chiede: io, quando ho visto che hai pubblicato il video, cosa? Credo che sia stata la reazione di molte persone, perché obiettivamente non avevo mai detto che avrei raccontato Hello Neighbor. Oddio, forse l'ho detto, ma davvero a pochissime persone. Di conseguenza è stato un wow per davvero tantissimi. E mi fa piacere questo, mi fa piacere che sia stato così tanto apprezzato, sia tanto piaciuta. Dovete sapere che da quando ho raccontato la prima storia completa di Five Nights at Freddy's, che tra l'altro è passato poco tempo fa il suo terzo anniversario, avevo avuto voglia di raccontare altre storie horror di altri giochi, appunto, in modo da poter far un po' evolvere il mio canale, che ai tempi era davvero molto molto povero di contenuti, di iscritti, di visualizzazioni, insomma era sconosciuto. Volevo non fare solo FNAF però, e mi sono ritrovato, dato che quel video è piaciuto così tanto, a più o meno dirigermi molto su quel genere lì. Appunto adesso che c'era stato un attimo di stacco tra un nuovo FNAF e i miei racconti, perché io ero sempre in debito, perché usciva sempre un nuovo gioco quando io ero ancora a recensire quello prima, adesso che sono in pari ho potuto finalmente raccontare anche un'altra storia, un altro videogioco, e ho scelto Hello Neighbor. È stato abbastanza impressionante per molte persone vedersi così dal nulla uscire la storia di Hello Neighbor dopo tanti anni in cui ho solo fatto Five Nights at Freddy's o simili. Qualcuno mi scrive: sei un grande, come fai a raccontare così tanto? Intanto grazie, poi non lo so, cioè scrivo un copione, prendo delle informazioni e inizio a leggerlo registrandolo. Poi taglio dove faccio degli errori o dove la mia voce si incespica, non va bene, o mi manca la voce perché ho la gola secca. Poi monto tutto insieme e basta. Non è così in realtà difficile se sotto ho il copione da leggere. Non è che mi invento né vado a memoria, ci mancherebbe. E infine, giunti all'ultima domanda, abbiamo Sebastian YT che mi dice: bel video, come sempre, ma farai anche Bendy and the Ink Machine? Ottima domanda. Grazie mille per il complimento sul video, e sì, Bendy and the Ink Machine sarà la prossima storia che ho in programma di raccontare. Se tutto va bene, dovrei riuscire a narrarla tra circa un mese, quindi segnatevi sul calendario che verso la terza settimana di novembre o giù di lì potrebbe già girarsi l'idea che esca questa storia completa. Dico salvo inconvenienti perché? Perché Five Nights at Freddy's AR, che dovrebbe avere la precedenza, uscirà a ottobre. Ormai dovrebbe già uscire, forse uscirà verso Halloween, comunque siamo agli sgoccioli di questo mese, quindi dovrebbe uscire. Se la storia appunto ripercorre la trama principale, probabilmente dovrò raccontare prima quello e poi Bendy and the Ink Machine. Ma non affidatevi troppo a queste parole, perché in realtà
deciderò in base anche ai miei impegni e quanto lavoro mi richieda. Probabilmente, anzi al 90%, tra un mese uscirà Bending the Ink Machine. Però sappiate che c'è sempre questa piccola possibilità di posticipare di qualche settimana ogni cosa. Bene, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, spero di aver risposto esaustivamente a tutte le vostre domande. Vi ringrazio ancora tantissimo per l'enorme successo che state facendo avere a Hello Neighbor e vi chiedo di continuare così perché possa così arrivare la storia agli orecchi di tutte le persone interessate a quel videogioco. Non ho altro da dirvi se non di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella per le notifiche, perché dovete sapere che io non faccio solo storie complete, birbanti che mi seguite solo per quelle. Ogni settimana pubblico un nuovo video e secondo me vale la pena di vederne alcuni di questi perché ci lavoro tanto dietro e sono piuttosto interessanti, soprattutto perché sono tutti di diverso genere l'uno dall'altro, quindi avrete sempre delle novità davanti ai vostri occhi. Se avete delle ulteriori domande potete scrivermele nei commenti sotto a questo filmato e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!